quartiere Lido del capoluogo è una ricorrenza religiosa che ha tradizioni antichissime. La festa della Madonna di Portosalvo, incentrata sulla processione a mare della Vergine, è anche un appuntamento popolare che non conosce flessioni e che per l'edizione 2013 ha goduto di un programma ricco e molto partecipato. Il contesto, diciamo, del rilancio delle tradizioni a Catanzaro Lido per una festività religiosa che ormai si protrae da oltre un secolo e mezzo, che per coincidenza cade in un periodo di quell'estivo, diciamo, in cui il turismo è presente a Catanzaro Lido, abbiamo, come dire, voluto interessare nell'ambito, diciamo, dei festeggiamenti che sono spalmati in un'intera settimana anche un aspetto sportivo, ed essendo Catanzaro Lido parte integrante del comune di Catanzaro, perché non rispolverare le vecchie glorie associandole anche a quella che è stata la cultura calcistica a Catanzaro Lido, diciamo, di tanti atleti che hanno anche, come dire, brillato in campi di Serie A. Un modo per ricucire meglio alcune maglie del tessuto cittadino, spesso allargate da anacronistiche divisioni di steccato. Ma decisamente sono concorde anche su questo, non colgo la piccantezza della domanda, non la voglio cogliere per evitare di fare polemiche. Noi, ripeto e sottolineo, siamo parte integrante della città di Catanzaro, ci riconosciamo nel comune di Catanzaro, però ecco, rivendichiamo forse una certa autonomia di concezione mentale, di polo turistico del quartiere, rivendichiamo forse il fatto di essere un quartiere che supera ormai i 15.000 abitanti e che addirittura... Di essere stato un po' trascurato per troppo tempo. Questo lo sta dicendo lei, guardiamoci un po' in giro e tiriamo le conclusioni. Incontro di calcio che vedrà di fronte le vecchie glorie del Catanzaro e le vecchie glorie di Catanzaro Lido da Marina. Egidio Belfatto e Fortunato Polizzese hanno preparato per mesi una riuscita sfida fra vecchie glorie dell'US Catanzaro e delle squadre di Lido. Una bella rimpatriata condita da una dissacrante cronaca live di Enzo Colacino e Pino Tafuri. L'allenatore, sì, lo abbiamo capito, non sa la formazione. Sapete almeno che colore hanno i vostri calciatori? No, alla fine lo sapevo quanto meno. L'azione si svolge sulla destra, per modo di dire, per tornare a rete. E di Pivi sulla destra, aspetta il numero 7, crossa! De Vito, non so con quanti palloni sta giocando, perché uno lava sta maglietta. Goleada finale, ma primo tempo equilibrato con importanti riflessioni tattiche durante l'intervallo. Piuttosto, chi mi accompagna al Motelati? E secondo te ti lasciamo qualcuno? Ah, Gesù. Tutto bene, a parte l'infarto che sta per arrivare. Siamo là. Tra i più attesi, manco a dirlo, Bivi e Borghi, una delle coppie più prolifiche della storia giallorossa. Dopo il premio Sacco c'è stato un boom di visualizzazioni nuovamente sui vostri gol, sui vostri video del Catanzaro. Anche quello è stato un bel riconoscimento. Vabbè, direi di sì, anche perché sono stati dei gol con delle squadre, credo, molto importanti, senza dimenticare altre reti, altre segnature, però mi viene in mente tipo 3-0 col Milan, 3-2 in Coppa Italia contro l'Inter, anche se poi sono stati eliminati in semifinale, l'1-1 San Siro, insomma, col Torino lui fece un bellissimo gol in mezza rovesciata, insomma, sono ricordi che non si possono dimenticare. Anche per te le progressioni sulla destra o sulla sinistra, i gol a centro area, ogni tanto ci vai a rivederli? Sì, poi ho tanti amici su Facebook che ogni tanto mi mandano qualche video, qualche foto, è bellissimo, è ancora bello. Cioè, piaceva il fatto di essere ricordato, significa che ha dato qualcosa. Noi sappiamo di aver ricevuto molto da questa gente, da questa regione, perché Catanzaro era una regione allora, e niente, è emozionante, ripeto. Un bel Forza Catanzaro a due voci. Forza Catanzaro sempre. Certo, ci mancherebbe.
Fra tante cose belle, due note dolenti, la valanga di multe per gli automobilisti e lo spettacolo di fuochi artificiali decisamente al di sotto delle aspettative.